vedrò come fa. E cosa stai aspettando? Ora smetta di assillarmi, ecco. Non un altro passo. Siamo una fattoria pacifica, non vogliamo problemi. Va tutto bene, vengo in pace. Non voglio causarvi problemi. Se lo dici tu. Ma ti avverto, siamo armati. Non fare scherzi. Credimi, l'agricoltura non è facile. Fuori, nei campi, tutto il giorno, tutti i giorni. E tutto il tempo lì a guardarti le spalle. Che tipo di piantagioni coltivate? Per lo più patate, ma stiamo iniziando a coltivare anche cocomeri. Blake Abernathy. Era da anni che non vedevo una tuta del Volt in giro. Non sei della zona, vero? Sì, e no. È una lunga storia. Comunque, lieto di vedere nuove facce. E tu? Hai mai pensato di lavorare la terra? Cosa serve per avviare una fattoria? Mio padre ti avrebbe risposto terra, lavoro e amore. Devi avere una terra da lavorare, dedicarci tanto lavoro e amare quello che fai. Chi non ha queste qualità non dura a lungo. Ma voglio darti un consiglio. Se vuoi avviare una fattoria, preparati ad affrontare i predoni. Perché fare tanto lavoro quando puoi prendere quello che vuoi con la forza? Predoni. Questo nome non mi è nuovo. Si vede che non sei di qui. Il nome è solo la punta dell'iceberg. Sono bene armati, rendono quello che vogliono e uccidono chiunque si opponga. L'ultima volta che quei predoni ci hanno attaccati, mia figlia Mary ha provato a reagire. Ora è sepolta dietro la casa. Aveva soltanto 20 anni e non hanno esitato a spararle. Per questo ci servono i Minutemen. Il prima possibile. Non c'è niente di peggio che perdere un figlio. Credimi, lo so bene. Mi dispiace sentirtelo dire. Non ho molto da offrire, ma quei predoni che hanno ucciso Mary hanno preso anche il suo medaglione. Appartiene alla famiglia di Conny da generazioni. Riaverlo sarebbe molto importante per noi. Ah, sai da dove venivano? Sì, penso di sì. Mentre erano qui, uno di loro ha fatto il nome di Olivia. Credo che si trovino nella vecchia stazione USAF. Ciao. Sei qui per lavorare? Se hai tempo, ci farebbe comodo una mano per raccogliere i cocomeri. Ti pagherò in tappi per ogni cocomero consegnato. Hai detto tappi? Perché dovrebbero servirmi? Sì, come i tappi delle bottiglie, no? Perché sono soldi, almeno qui nel Commonwealth. Pagate le cose con i tappi di bottiglia. Cos'è successo ai dollari e ai centesimi? Quel vecchiume. Di questi tempi è inutile, a meno che tu non voglia foderarci una latrina. Sembra che abbiate un'attività piuttosto proficua in questa fattoria. Ci piace pensarlo. Avere qui Clarabel aiuta. Fertilizzante gratis, come direbbe mio padre. L'importante è risparmiare tappi. Clarabel? E chi è? Clara è il nostro bramino. Mi piace considerarla parte della famiglia. Come anche Maisie, è il nostro gatto. In caso tu voglia chiedermi anche di lei. E cos'è un bramino? È uno scherzo? Deve essere un'idea di papà. Quel grosso animale a due teste nel recinto con il mantello pezzato. Quello è un bramino. È la nostra Clara. Forse vi aiuterò dopo. D'accordo. Se hai bisogno di guadagnare qualche tappo extra, l'offerta è sempre valida.
tempo. Sono troppo occupata a fare le 50 cose che continui a ripetermi. Vada come parli. O la prossima volta che tuo padre andrà a Diamonds, ti resterai a casa. Sto cercando di fare tutto, ma è un caso che non sa di te. Basta lamentarsi. Mettiti al lavoro. Papà, non devi pensare a queste cose. Non posso farci niente. Da poco. Lei. Smettila. Non devi pensarci. Hai ragione.